Ciao a tutti e ben ritrovati nel magico mondo di Ploppy. Allora, sono riuscita a girare un altro piccolo video per le prossime fiere. Vi ricordo che mi troverete a Romix dal 4 al 7 aprile a Roma, poi il weekend successivo al Torino Comics, poi c'è la pausa di Pasqua e per la Liberazione invece ci troverete al Napoli Comic Con. Allora, tutte le informazioni per quanto riguarda dove ci troviamo con lo stand, i padiglioni, eccetera, se riesco ve le scriverò successivamente anche qui sotto nell'info box, ma ad ogni modo seguite le mie pagine social, ovvero Instagram, giovi-ploppy, Facebook, il magico mondo di Ploppy. Allora, la scorsa volta mi sono dimenticata di farvi vedere qualche orecchino e iniziamo subito con questo qui di Elsa, che mi sono dimenticata di farvi vedere, che tra l'altro devo anche cuocere. Elsa, Olaf, in genere l'abbino con Olaf oppure c'è il fiocco di neve, insomma come mi gira così faccio, questa volta l'ho messo con Olaf e poi c'è anche Sailor Moon che mi sono dimenticata di farvi vedere. Anche lei molto chibi. E anche Edwige, una piccola Edwige, mi sono dimenticata di farvi vedere. Stile cicciottino, chibi kawaii. Eccoci qua. Allora, oggi invece voglio continuare questa tipologia di video update nel mostrarvi le amatissime fan art stile cibi che porterò alle varie fiere, insomma, non mi ripeto, l'ho appena detto. Allora, e anche questa volta andiamo un po' random, vediamo cosa peschiamo. Arrivo, eh. Allora, perché già l'ho montata, ragazze, quindi si farà un po' di caos qui sul tavolo, però io mi devo portare avanti, se no è finita. Abbiamo questi qui di Hogwarts, ovvero Harry, ciao, Harry, Hermione, le varie capigliature che a me piace dare ad Hermione. Questo primo mazzo contiene Belle, varie Belle, Harry. In genere, per evitare che tutte le catenine mi si imbroglino quando vado in fiera, le divido a gruppetti. Le divido a gruppetti in genere di 3-4 catenine. Ci metto un laccettino per diciamo tenerle ferme e poi ognuna di questo gruppetto nei sacchettini. Così diciamo non mi si imbrogliano le catenine. Quindi dicevo, poi abbiamo altri Harry, Frida Kahlo. Aspettate, tengo su un po' le catenine così non si attorcigliano. Frida Kahlo. Dicevo, tutte belle colorate, nonostante ci siano appunto di base, di fondo, i vestiti neri, però questi pois, queste sciarpe colorate, questi fiori tra i capelli, veramente carine. Se metti a fuoco magari anche meglio. Tutte molto molto carine. Vedete? È un personaggio che a me piace molto, non so se avete visto anche il film che le hanno dedicato, io ve lo consiglio perché è ben fatto, molto bello. E questo invece è Hermione. E questo è il primo mazzo. Eccomi tornata, allora ho fatto un attimo d'ordine perché sennò altrimenti con le catenine non si capiva nulla. Allora, c'è questa qui Rapunzel che l'ho abbinata con questa bella catenina rosa perché alle bimbe piace molto. E una, ce ne sono varie ovviamente. Poi ho fatto un'altra bella principessa che è Biancaneve. Poi c'è Elsa. Vedete come sono tutte belle colorate. Alice, e quando mai può mancare Alice?
Alice, a me piace tanto farle diverse capigliature, infatti, vabbè, queste sono simili. Poi c'è questa che è meno boccolosa, ma un po' più a caschetto. Poi l'ho fatta una anche con i capelli un po' più lunghi, così un po' per tutti i gusti. Poi, vabbè, qui un altro Harry. Ariel, molto carina anche lei. Un'altra Elsa, che tra l'altro a breve uscirà anche un nuovo episodio di Frozen, no? Non ricordo però quando. Allora, poi abbiamo un'altra Hermione, anche a lei mi piace un po' sbizzarrire con la capigliatura. Un'altra bella principessa invece, Aurora, tutta sul rosa, le bimbe come me piace tanto il rosa. E poi vediamo un attimo un altro mazzo. Allora, in realtà il mazzo che ho qui si ripetono i personaggi che vi ho mostrato, perché gli altri li ho messi già a posto, come vi dicevo nello scorso video, altrimenti risulta veramente complicato. Però mi piaceva comunque farvi vedere tutti belli insieme, colorati. E niente, ragazze, per oggi anche questo è tutto. Spero comunque di avervi tenuto compagnia. Spero di vedervi, mi ripeto, se non è a Roma, ma almeno a Torino o comunque a Napoli. E per abbracciarci, insomma, per farvi vedere le mie creazioni dal vivo, mi fate sempre tanti tanti complimenti e io vi ringrazio tantissimo. E niente, sono super emozionata, anche se ho un pochino stanca nel preparare comunque questa volta 3 fiere in un unico mese, veramente è una super sfida per me, però questa mi dà tanta tanta carica. E niente, io spero comunque che il video vi sia piaciuto, che le mie creazioni vi siano piaciute. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate e se vi va di supportare me e il mio canale, lasciate un bel pollice in su. Io vi mando un forte abbraccio e spero di vedervi a una di queste 3 fiere. Ciao, proppine!